E bentornati in un nuovo episodio di Tic Tac Talk. Io sono Alessio. Questo sarà un episodio particolare perché oggi non sono da solo, ma qui con me oggi c'è Matteo Fratini del Watch Strategist. Ciao Matteo. Ciao Alessio, ciao, è un piacere. È un piacere anche per me e soprattutto è un piacere perché oggi parleremo di uno dei miei orologi preferiti in assoluto. È un Rolex, sicuramente voi l'avrete letto dal titolo dell'episodio. È un Rolex che diciamo che nel corso della storia è stato poco considerato, ma che ultimamente ha iniziato a far parlare abbastanza di sé e i prezzi del mercato parlano appunto da sé. Oggi parliamo del Rolex Explorer 2 e di come si è evoluto nel corso della storia. Quindi chiaramente partiamo a parlare della prima referenza del 1655 presentata nel 1971. Ma la cosa bella è che sto parlando con te, che ce l'hai, che lo possiedi, quindi lasciai la parola a te per parlare di questo orologio, per descrivermi la particolarità, la bellezza di questo segnatempo così importante per la storia di Rolex. No, certo, io potrei anche risultare di parte in questa puntata, però secondo me è uno dei modelli professionali Rolex più belli tra tutti quanti. L'ho detto, sono di parte. Come vi spiegava prima Alessio, viene introdotto nel 71 e appunto sono stati studiati 5 marche che poi appunto si distinguono per alcune caratteristiche del quadrante, alcuni font diversi, ma appunto un Mark 1 lo riconosciamo soprattutto dalla lancetta dei secondi continui, che sul Mark 1 appunto ha il punto di trizio nella parte più lunga, e quella lì è la differenza sostanziale. Poi si differiscono per la ghiera, appunto per dei dettagli che poi il fanatico Rolex apprezza, ecco, diciamo così. Certo, la cosa bella è che diciamo che io questo orologio lo apprezzo molto come estetica, soprattutto appunto la prima referenza con tutti i suoi mark. Non sono diciamo uno studioso di questo orologio, nel senso che non, sinceramente non riesco a riconoscere tutti i mark. È proprio per questo che oggi ho invitato te, perché so che invece tu sei un grande esperto dell'orologio, ma siccome, come dico sempre, parlare di Rolex e parlare di tutte le referenze o di tutte le differenze di quadranti è un po' complesso, ci vorrebbe probabilmente un episodio di 3 ore. Oggi ci limiteremo a parlare in generale di quelle che sono state le referenze o i cambi più importanti appunto nella storia di questo orologio, partendo dal capostipite, quindi è tutto che è stato presentato nel 1971, e parlerei anche del calibro, perché sostanzialmente viene presentato come GMT che non è un GMT. In che Sì, senso? esatto, il 1575 montavo, 1575 GMT, che poi all'interno viene marchiato 1570. E appunto è un calibro GMT, però con la funzione 24 ore, perché appunto il freccione si sposta la lancetta, appunto fa un giro di quadrante in 24 ore. Questa qui è una funzione che è utile per gli speleologi, che poi c'è da dire anche cosa importante, ha la ghiera fissa, quindi non ruotabile come il GMT. E questo appunto lo rende utile per chi deve scandire velocemente le ore notturne da quelle diurne, oppure anche per gli esploratori che si trovano a compiere appunto imprese in luoghi dove il ciclo giorno-notte non segue la linea standard. Però questo orologio qui, il 1655, è proprio una referenza sfigata, no? Sei d'accordo, De Alessio? Sì, assolutamente, lo stavo dicendo e mi hai tolto le parole di bocca. Perché praticamente viene introdotto appunto, come diciamo, nel 71 per anche svecchiare un po' il catalogo Rolex. Quindi viene presentato con questo freccione arancione che tutti quanti avete presente, colori più sgargianti per attirare un pubblico più giovane. Tipo anni Però 70. sì, esatto, molto anni 70, si capisce subito dallo stile. Però non ebbe successo questo orologio. Non ebbe successo un po' come molti degli sportivi di Rolex in realtà, perché se noi consideriamo che effettivamente gli unici due sportivi di Rolex che hanno avuto da subito successo sono stati soltanto il Submariner e il GMT, perché Esatto. se consideriamo anche l'Explorer 1 ha stentato un po' a entrare nel cuore degli appassionati, in realtà anche oggi stenta un po' tra tutti gli sportivi di Rolex, e poi se consideriamo che effettivamente il Daytona
inizia la sua storia di collezionismo dal 1988 in poi, da quando inizierà a montare il primo calibro automatico Zenith, allora ci rendiamo conto che effettivamente c'è qualcosa di strano che accomuna molti degli sportivi Rolex, e sicuramente Explorer 2 non fa eccezione da questo punto di vista. Però ci sono delle storie simpatiche dietro. Assolutamente. Poi il ragionamento che c'è da fare sul 1655, sull'Explorer 2, è che immaginate all'epoca, no? Cioè, l'Explorer 2 non era né un diver, perché è impermeabile fino a 100 metri, e non era neanche un GMT, perché ha la ghiera fissa. E quindi, a livello funzionale, non era il massimo. Uno ripiega su altri modelli, se cerca un diver va sul sub, o se cerca un GMT appunto va sul GMT Master. Quindi a livello funzionale, per l'uso di tutti i giorni, l'Explorer 2 non era proprio funzionalissimo. E poi c'era anche la pecca del quadrante, che è il difetto secondo me maggiore di questo orologio. Adesso è bellissimo, a me piace un sacco, però la leggibilità è un casino. Tu come lo trovi? Infatti è proprio questo, devo dire. Allora, io premetto che purtroppo non l'ho mai visto di presenza, però da tutte le foto, da quello che mi hai raccontato, no, preparando questo episodio tu, in effetti sembra proprio che l'orologio, avendo le tacche intermedie in corrispondenza con le tacche della ghiera, in effetti sembra un orologio un po' complicato da leggere. E questa è forse la cosa più strana e bella dell'orologio, cioè la cosa che poi lo ha relegato ad essere un po' nel corso del tempo uno sportivo un po' sfigato rispetto agli altri, ma che ad oggi è proprio la cosa bella, perché poi più avanti, e questo mi piacerebbe che me lo raccontassi tu, c'è stata una volta in cui appunto l'orologio è stato cambiato, nel senso che c'è stato un personaggio che ha ordinato alla Rolex Explorer 2 1655 con il quadrante del GMT, proprio perché il quadrante del 1655 risulta particolarmente difficile da leggere. Cosa se vogliamo particolarmente strana da accettare, perché leggendo su internet si legge appunto che i designer di Rolex si sono impegnati al massimo per rendere l'orologio molto leggibile. Hanno fatto il freccione molto grande, hanno fatto questa ghiera fissa, hanno cercato di rendere l'orologio il più leggibile possibile, ma poi in realtà hanno fatto un orologio un po' complicato oggettivamente da leggere. No, sono assolutamente d'accordo che fino al freccione, che è leggibilissimo, siamo d'accordo, però queste tacche sfasate sul quadrante rendono tutto più complicato. Infatti, come diceva Alessio, c'è stato un caso in cui appunto il freccione è stato cambiato. Immaginate la referenza 1655 però con un quadrante della referenza successiva, quindi, o meglio, con quadrante e gyrosphere e GMT. Infatti l'esploratore Oliver Shepard aveva appunto ordinato un orologio più leggibile rispetto al 1655 e glielo hanno modificato, quindi gli hanno montato su sfere e gioco GMT per renderlo appunto più leggibile. Lui infatti era impegnato nella Transglobe Expedition e quindi aveva bisogno di un qualcosa di leggibile istantaneamente. Eh sì, infatti è proprio questo, cioè la correzione che hai fatto poco fa sul fatto che avessero montato un quadrante della referenza successiva non è sbagliato, perché in effetti vediamo che la referenza successiva non si sa effettivamente quando entrerà in produzione. C'è chi dice che il 1655 verrà messo fuori produzione nell'83, altre fonti nell'85, sì. E diciamo in quel periodo l'orologio verrà sostituito dalla referenza successiva, e questa referenza, la 16550, sarà la prima, diciamo, del nuovo corso dell'Explorer 2, che avrà proprio un quadrante del GMT. Verrà proposto, come sappiamo, in due quadranti, in due colorazioni, bianco e nero, ma di fatto il quadrante dell'Explorer 2 poi sarà il quadrante del GMT. Tu come hai visto questo cambiamento nello stile di questo orologio? Tu che possiedi il capostipite, no? Quello originale, il primo, come vedi le referenze successive? Beh, allora, il freccione rimane, cioè l'Explorer 2 rimane sempre il 1655, perché appunto è il primo. Però mi metto anche nei panni di un esploratore. Dal punto di vista funzionale, della leggibilità, sicuramente un modello come il 16550, il successore del 1655, è più,
migliore, no? Dal punto di vista anche tecnico. Se appunto l'orologio deve essere usato per un'esplorazione oppure nelle caverne, risulta più leggibile appunto. Poi con il nuovo calibro 30-85 l'Explorer 2 diventa anche GMT, perché la lancetta si muove a salti e quindi è ancora più funzionale rispetto al 16-55, che invece aveva soltanto la funzione di 24 ore, che come abbiamo detto può non risultare utile, ecco, nell'uso di tutti i giorni. Sì, infatti è proprio questo il discorso. Diciamo che Rolex hanno cercato di rimediare un po' al design, allo stile del 1655, però devo dire che a me gli Explorer 2, tranne l'ultima referenza di cui poi parleremo a fine episodio, mi piacciono un po' tutti. Però devo essere sincero, non ho apprezzato appieno la scelta di Rolex, nel senso che mi è sembrato un po' un peccato che un orologio così strano, così particolare, così identitario, che nasce in un determinato modo, poi venga fatto assomigliare a qualcosa che in effetti non è. Perché è ok che col calibro 3085 l'Explorer 2 diventa di fatto un GMT, perché come hai detto bene tu, la lancetta delle ore va a salti, quindi come un vero GMT. Però effettivamente far nascere un orologio nuovo, una nuova referenza, con un quadrante che è uguale ad un altro sportivo Rolex, io non capisco esattamente perché l'abbiano fatto. Cioè, secondo me hanno relegato poi, con questa mossa, l'Explorer 2 ad essere qualcosa che non è, ad essere un po' sempre lo sportivo un po' sfigatello che vuole imitare il fratello di successo. E questo è un peccato, secondo me, perché se loro personalmente avessero magari tolto le tacche di trizio intermedie tra le ore, tra gli indici delle ore, probabilmente l'orologio sarebbe stato molto più leggibile, ma avrebbe mantenuto la sua identità. Tu che ne pensi? No, sono assolutamente d'accordo. Sì, è molto più anni 80 questo qui, il 16550. Poi, esatto, viene visto un po' come il fratello sfigato del GMT, anche se accomunarli è sbagliato dal punto di vista collezionistico, perché poi sappiamo che hanno acquisito un loro valore, soprattutto se parliamo di referenze bianche, quindi con il quadrante virato panna, oppure la nera che diventava spiderizzava, e questo qui appunto gli dà un tocco in più. Solo il 16550 spiderizza, quindi non si troverà, almeno da quello che so io, un 16570 referenza successiva con quadrante spider, e questo li distingue. Infatti il 16550, quando va acquistato, bisogna stare attenti, perché avendo in comune il quadrante con la successiva, possono essere switchate, facilmente switchate. Beh, e questa è una cosa bella, nel senso che anche se l'Explorer 2 nel corso della sua carriera, diciamo così, nel corso della sua storia, ha mutuato un design non proprio, comunque la cosa bella, come hai detto tu, è che poi nel corso del tempo ha incominciato ad essere apprezzato. Inizialmente forse di più il 16550 rispetto al 16-55. Oggi sappiamo che non è esattamente così, anche se, come hai detto tu, ci sono delle particolari referenze, come quelle col quadrante che spiderizza o come quelle che virano sul panna, che sono particolarmente apprezzate e infatti hanno dei prezzi molto alti sul mercato. Però è strano, ancora una volta, come effettivamente siano diventate poi più famose le versioni bianche. A me piacciono molto le versioni bianche, probabilmente se dovessi ad oggi acquistare un 16550, un 570, di sicuro lo comprerei bianco, perché i quadranti bianchi personalmente mi piacciono molto. Però è strano che l'orologio sia nato in un modo e sia diventato totalmente in un altro modo, e anche per i collezionisti si è diventato bianco, nel senso che è iniziato il collezionismo sul bianco di fatto. Infatti, come hai detto tu, le versioni bianche sono quelle che tirano di più. È una cosa un po' particolare, cioè questo orologio ha subito una crescita dal punto di vista del collezionismo molto poco lineare rispetto agli altri fratelli. È un orologio proprio a sé stante della linea di Rolex. Assolutamente. Poi io sono fan del quadrante nero, quindi preferirò sempre un quadrante nero, però c'è da ammettere che la versione bianca virata sul panna ha un fascino incredibile, soprattutto se poi in collezione si hanno solo orologi con quadrante nero. Quindi questo è un'ottima alternativa per un quadrante